tema importante, quale quello della destra radicale in Germania. Quindi ringraziamo innanzitutto la dottoressa Nora Engel, che si è laureata con laurea specialistica a scienze politiche e si è occupata anche con me del tema della destra radicale in Germania. Soprattutto ha iniziato il suo percorso, diciamo, di ricerca con una bella tesi triennale sull'estrema destra nella fase di passaggio dalla DDR alla Germania unificata. La dottoressa Engel parla praticamente l'italiano, quindi non temete, per chi non sa il tedesco non sarà una lezione in tedesco, ma in italiano, ed è appunto, ha studiato e studia ancora adesso il fenomeno dei movimenti dell'estrema destra, destra radicale nella Germania, sia prima che dopo l'unificazione. È un tema questo che ultimamente sta tornando d'attualità, a parte che noi cavalchiamo sempre la porca, anche quest'ultima polemica dell'ex Presidente del Consiglio sul rapporto tra la memoria della Shoah e il popolo tedesco, che ha creato, come sapete, numerose polemiche sia in Italia che all'estero. C'è stato appunto di recente anche l'intervento sia del candidato del PPE che della stessa cancelliere, del cancelliere Merkel, di condanna di questa affermazione che Berlusconi ha fatto circa appunto una presunta e discutibile negazione dei campi di sterminio, dei lager da parte del popolo tedesco, un'affermazione che poi, come al solito, come spesso succede in Italia, è stata smentita, corretta, al solito problema dell'interpretazione, eccetera. Al di là però di questo aspetto, che comunque è un aspetto che in qualche modo sottointende anche molto pregiudizio riguardo un paese che in realtà ha dimostrato nel corso di questi 70 anni di essere, devo dire, anche molto più maturo circa la vicenda terribile della Shoah e dell'Olocausto rispetto ad altri. Tenete conto che appunto abbiamo tante memorie un po' rimosse in altre parti d'Europa, abbiamo parlato dei casi nell'Europa orientale dove addirittura personaggi legati alla collaborazionismo si sono trasformati in piccoli garibaldi o comunque in simboli della nuova indipendenza, penso al caso appunto di Ucraina, ma abbiamo anche parlato dell'estrema destra in Russia. Però abbiamo anche altri casi, insomma c'è poca consapevolezza circa la partecipazione a quel dramma da parte di numerosi governi e paesi dell'Europa occupata, pensiamo alla Francia tanto, ma anche all'Italia, si parla poco anche delle nostre responsabilità. Detto questo, comunque il tema non è quello tanto di legarci appunto a una storia della prima metà del Novecento, quanto capire quanto il fenomeno ovviamente centrale del nazionalsocialismo, del nazionalismo, del populismo sia presente nella storia della Germania, sia nella fase della Guerra Fredda. E di nuovo qua possiamo allacciarci a quanto è stato detto sul ruolo della destra radicale quale strumento di guerra fredda, sia nella fase successiva alla caduta del muro, quando al fenomeno, diciamo, nostalgico si è aggiunto il problema delle crisi economiche che si sono poi in qualche modo amplificate nell'Europa del dopo Maastricht, fino a quest'ultima grande crisi dalla quale non stiamo ancora uscendo purtroppo, e che dura da almeno 5 anni e che in qualche modo alimenta forse anche un nuovo modo di interpretare certe posizioni anche per quanto riguarda la Germania. Quindi una trasformazione dalla nostalgia all'euroscetticismo, al populismo magari deideologizzato, ma che in qualche modo mantiene un collegamento nei nomi e talvolta anche nelle sigle con appunto un lontano passato. A questo punto io do volentieri la parola a Nora e la ringrazio ancora per la sua gentilissima e la mia presenza. Prego.
Sì, allora innanzitutto vi chiedo se qualsiasi momento se avete domande, che qualcosa che non vi è un trasparente, il discorso non mi rende logico, chiedete pure, potete interrompere tranquillamente. Allora, è un soggetto abbastanza per lo sviluppo dell'estremismo di destra in Germania. Si può parlare tranquillamente 12 ore, ma anche 2 ore, ma cerco di essere concreta nel raccontarvi. Come sapete, la Germania dopo la seconda guerra mondiale era divisa in due Germanie, la Germania Est e la Germania dell'Ovest, dove entrambe le Germanie si è sviluppato, barano sviluppato il concetto dell'estremismo di destra, più a livello partitico nella Germania dell'Ovest, perché nella Germania dell'Est, oltre a partiti e organizzazioni non in conformità con il sistema della SD, partito socialista, non erano ammessi, e quindi era 99,9% la popolazione che votava quel partito perché altro non c'era. E quindi nella Germania dell'Est il livello partitico non si sviluppava da questo partito di estrema destra. Nella Germania dell'Ovest invece si possono delineare 4 fasi diverse. La prima fase è dall'immediato dopoguerra, cioè dal 44 al 61, in cui l'estremismo di destra approfitta particolarmente tanto della situazione ancora traumatizzata della guerra, in cui il pensiero e l'atteggiamento della popolazione non era finito come era finita la guerra. È anche difficile, c'è un cambiamento culturale di una popolazione, statisticamente ci vuole sempre più o meno un periodo di 5 anni, e quindi loro erano ancora particolarmente formati dalle ideologie del Terzo Reich, e quindi il pensiero dell'estremismo di destra era al momento tra il 45 fino al 61 tuttora presente e anche ben sviluppato. Invece diciamo che non proprio dal 45 al 61, ma fino a quando nel 49 c'erano le prime elezioni parlamentari, l'estremismo di destra raggiungeva un voto di 7 mandati nel Parlamento, e quindi comunque superava la soglia del 5%, ed era tuttora una realtà presente, che per voi magari è un po' difficile a capire, ma per noi avere un partito di estremismo di destra nel Parlamento è una cosa impressionante, perché avere talmente tanti voti per poter rappresentare o avere dei mandati è sconvolgente e disturbante, appunto per il bagaglio che portiamo tuttora dalla seconda guerra mondiale. Vi dico velocemente un po' di dati, partiti, anche se secondo me non è sempre così, cioè non è proprio da ricordarsi, ma almeno avere una struttura generale. Allora, come detto, nel 49 c'erano le elezioni parlamentari in cui la SRP, cioè la Socialistische Reichspartei, prese 5,7%. Nel 59, 9, ancora un voto molto più alto nella Bassa Sassonia, non nelle elezioni parlamentari ma nelle varie regioni. Nella Bassa Sassonia prendeva un voto del 11% e a Brema un voto del 7%. Un anno dopo invece, cioè nel 52, fu proibito questo partito perché non conforme con la Costituzione. Questo, diciamo, i reduci della guerra, portatori del bagaglio dell'estremismo di destra, nella Germania del Sud, nella Germania del Sud, si univano con la
con le persone che furono espatriati, cioè dalle regioni una volta appartenenti alla Germania, poi resta una ricerca di un'identità territoriale, frustrazione, disoccupazione, sono tutti elementi che contribuiscono a una direzione verso l'estremismo di destra, e nella Germania del Sud si univano a questi movimenti. Però un grande ma a quel momento, siamo negli anni 60, e con il cosiddetto Wirtschaftswunder, cioè la fine della crisi e il buon andamento dell'economia, e la forza di integrazione, cioè l'integrazionskraft del sistema politico e economico della Germania dell'Ovest, che a quel momento subisce una grande crescita, benessere, e contemporaneamente i partiti e i movimenti di destra e di destra diventavano o diminuivano. Appunto questo buon funzionamento toglie subito la terra fertile per un pensiero radicale di estrema destra, come è un fenomeno ovviamente si può sempre dire come ha già detto prima, tutto nelle situazioni di crisi loro prendono particolarmente accolto e anche voti, essendo un segno di speranza, una cosa, visto quel sistema tutt'oggi non funzionava, vediamo cosa offrono. Poi loro sono anche particolarmente bravi a avere idee non proprio falsificate, ma la gente media magari può facilmente cascare e credere che effettivamente è una buona intraprendere. I successi elettorali nella Germania dell'Ovest, appunto negli anni 60, erano interrotti, nel 95 l'appartenente a movimenti e partiti di estremismo, poi parliamo meglio di partiti di estremismo di destra, perché organizzazioni non c'erano così presenti in quel momento. Erano nel 54 70.000 membri, e 10 anni dopo, nel 64, diminuito fortemente a 21.000 persone iscritte a partiti o movimenti di estrema destra. La seconda fase diciamo dell'evoluzione storica riguarda la fase del 62 al 92, in cui negli anni 60 ci furono i primi tentativi di ricollegarsi a una struttura di partito, e infatti nel 64 fu fondato il Partito Nazionale Democratico, cioè la Nazionale scusate, sto facendo un po' Nazionale Democratico. La NPD, la Nazionale Demokratische Partei Deutschland, che segna tre avvenimenti, cioè la fine dello Stato CDU, cioè il Partito Cristiano Democratico, la creazione di una nuova prima grossa coalizione tra tutti FDP, no scusate, nel 76 una qualità prima grossa coalizione tra CDU-CSU, cioè i due partiti cristiano democratici insieme alla SPD, e nel 66-77 ci fu la prima crisi, vera crisi economica, queste novità a livello partitico segnalano l'inizio dell'inizio del partito nazionale socialista, nazionale democratico e PD. E infatti nasce il suo partito. Invece nelle elezioni successive nel 69 le elezioni furono decisive, perché la coalizione sociale liberale FDP-SPD sotto Willy Brandt prende maggior elettorato,
e quindi segnala una crisi fondamentale per il partito e il PD, perché perdono un po' accolto. E invece andiamo negli anni 70. Gli anni 70 nella Germania dell'Ovest segnalano l'inizio di primi gruppi terroristici, e infatti vengono registrati i primi attentati veri e propri a livello xenofobi, e, che tutto fino agli anni 80 viene portato avanti. Nel 1971 nasce un altro partito, la DVU, il partito, la Unione, la Deutsche Volksunion, Unione, cioè, Popolare Tedesca. Esatto, che è una miscela tra quelli che dopo la Unione, dopo la grossa coalizione dalla CDU se ne sono andati perché non concordato, perché erano quegli elementi più estremi nella CDU, si sono uniti a quelli che appunto erano andati via dalla CDU successivamente alla grossa coalizione, e quelli che hanno iniziato i primi metodi terroristici negli anni 70. Questo appunto nel 1972 nasce questo partito, la DVU. Come detto, negli anni 70 erano caratterizzati per la forte frammentazione dell'estremismo di destra e la crescita di violenza neonazista sul luogo, e, però si può comunque notare i membri dell'estremismo di destra organizzato sono in diminuzione dal punto di vista quantitativo membri. Nel 1967 erano 39.000 membri, nel 79 parliamo nell'Ovest, diminuita a 17.000 abitanti, però la struttura è più concretizzata, non è, come dire, sono meno, cioè la quantità è meno, ma volendo parlare della qualità è più organizzata e più ha più basi fondamentali. Il terzo periodo, poi vorrei passare velocemente alla situazione attuale. Il terzo periodo è caratterizza gli anni 80, cioè arrivare anni dall'83 al 90, appunto 90 con la riunificazione delle due Germanie. Gli anni 80 erano un periodo particolarmente significante per un cambiamento sociopolitico, non solo in Germania, ma soprattutto nell'est Europa. E in più si caratterizzano fondamenti in questo periodo che non sono più legati al territorio tedesco, cioè portatori del bagaglio della seconda guerra mondiale, ma ha dei fenomeni che sono onnipresenti in tutti gli stati occidentali, cioè che il cambiamento sociale e la modernizzazione, la poca crescita economica dopo il boom economico negli anni 60-70, e l'andamento e il cambiamento nell'Europa dell'Est, in cui nella guerra fredda una delle due parti sta cominciando a frantumarsi, e questo viene ben nota sia nella Germania, soprattutto nella Germania dell'Est, prima che crolla l'Unione Sovietica, che però anche in tutti gli altri paesi legati all'altra controparte, cioè in tutti i paesi occidentali. Il conflitto est-ovest diminuisce in quel periodo, cioè non c'è più questa posizione forte tra i due blocchi,
cioè non è che diminuisce, si addolcisce un po'. I movimenti di immigrazione diventano di più, sia dal livello Sud Europa che Est, o ancora più lontano, Asia, e il problema del politico, della questione di dare asilo o meno. Questo viene visto da una popolazione tedesca in questa situazione come minaccia al proprio benessere. In più vedono lo Stato, passando adesso nella Germania dell'Est, vedono lo Stato che diventa sempre meno terra fertile per l'estremismo di destra, e proprio questo. Con un altro fattore che vorrei aggiungere a uno dei fenomeni onnipresenti nei paesi occidentali è la perdita del significato dello Stato-nazione, cioè dovuto alla globalizzazione politica e economica, che non è più il fatto di appartenere a uno Stato, essere coperto, protetto da uno Stato, non è più così significante con la collaborazione con i trattati bilaterali, trattati generali, economici e politici, anche semplicemente a livello economici tra Sud, con il Sud, la consegna delle frutte e verdure in quel periodo molto forte, e contribuisce tanto anche al diminuire la coscienza dello Stato-nazione. Nell'ottobre del 1982 cade la coalizione nella Germania dell'Ovest tra sociali democratici, cioè SPD e FDP, e la nuova coalizione di CDU, CSU e i liberali, cioè FDP, fa un passo importante, errato, non errato, comunque molto turbante, da un mutuo molto alto di milioni di miliardi di marchi alla DDR, in quel periodo era già molto porosa, cioè il sistema stava per crollare, e si sapeva anche un po' vedendo l'andamento della, non casa madre, ma del blocco dell'Est. E questa cosa non viene vista bene dalla popolazione, dar via i soldi, cioè dar via così tanti soldi in un buco nero che tanto non può rendere onore a questo aiuto. Fu sì che nell'83 nella Germania dell'Ovest viene creato il partito, la REP, i Repubblicani, che sono uno dei partiti più piccoli, più, scusate il termine, ma accanitici, più radicali, innanzitutto anche a livello proprio di violenza. Dall'86 in poi nella Germania dell'Ovest i due partiti NPD, appunto che ha preso una buona base elettorale nella Germania dell'Ovest, e la DVU, si mettono insieme per, cioè, collaborano insieme, e prende l'89 a Berlino Ovest delle elezioni dei Länder regionali, prende a Berlino 7,5%, cioè entrano nel Senato, e nelle elezioni europee nel 2018 hanno 7,1%, cioè rappresentati anche a livello europeo. Nella Germania dell'Est il fenomeno dell'estremismo di destra non esisteva su carta, perché in un paese con un sistema antifascista a monopartito, dove non era, appunto come già detto, ammesso nessun'altra organizzazione
se non in conformità al sistema, che non era possibile. L'estremismo di destra non fu studiato e non fu semplicemente ignorato. Esistevano comunque raggruppamenti e soprattutto erano coloro che, usciti dalla Seconda Guerra Mondiale, portatori del bagaglio ideologico della seconda guerra mondiale. A partire degli anni Ottanta il fenomeno invece cambia, perché, come già detto, la popolazione nota un cambiamento interno, la casa madre, cioè l'Unione Sovietica, è sempre meno presente. La Germania dell'Est era uno dei stati satelliti più sviluppati, cioè il prototipo dei stati satellite, e viene abbandonato fino agli inizi degli anni Ottanta dal controllo ideologico dell'Unione Sovietica. E in concomitanza a questo, i giovani soprattutto hanno il primo contatto con il mondo proveniente dall'Inghilterra, del punk, dove il pensiero ideologico di estremismo viene portato in Germania. E visto che è uno stato, la Germania è all'epoca tuttora uno stato di polizia, cortei e proteste pubbliche non erano ammessi, ma questo estremismo di destra si trasportava sul mondo dei tifosi di calcio e sui skinheads in generale. Che essere uno skinhead non era una cosa proibita. In più, i giovani, che il movimento che fa sviluppare lo sviluppo del movimento di destra in Germania dell'Est, fu influenzato dalle strutture già esistenti nell'Ovest, dal movimento punk proveniente dall'Inghilterra, dalla musica sempre soprattutto dall'Inghilterra, e dalla struttura frammentata del sistema. Questi sono, diciamo, i keywords che fa la terra fertile a uno sviluppo dell'estremismo di destra. Con la caduta del muro nell'89, negli anni successivi, tra il 91 e il 94, la violenza ebbe un enorme gonfiamento, la violenza razzista e in Germania dell'Est, perché nel 94, allora, con la caduta del muro, lo sistema dello Stato crolla, e con il sistema dello Stato crolla tutta l'industria, e nel 94 il picco più alto della disoccupazione è stato nel 94, che sono tutti piccoli fenomeni che fanno, che sono punto, sono, come dire, sono la meta di chi vuole creare una nuova base di struttura, cioè disoccupazione, malumore in generale, non essere nemmeno motivati, perché nella Germania dell'Est fino all'89 lo Stato, meno male, pensava lui a una formazione, anche se molto banale, ma ognuno aveva il suo posto di lavoro, ognuno aveva la possibilità di poter farvi vacanza, avere una struttura sanitaria, un reddito minimo, ma non c'era neanche bisogno più di tanto, perché non c'era possibilità da spendere. E lo Stato pensava tutto nel modo minimo possibile, ovviamente vedendo come sta vivendo l'Occidente, questo ha contribuito al crollo del muro,
la gente voleva anche loro, anche loro volevano beneficiare dei prodotti provenienti dall'Ovest e dalle macchine e televisori che erano solo progetti rudimentali, ma era per loro la porta aperta, la porta dorata. Però tutto ciò che lucida non è oro, e nonostante con la possibilità di libera circolazione che può viaggiare nei paesi occidentali, che poter comprarsi i prodotti in qualsiasi momento senza dover tenere presente momenti quando c'era abbondanza di zucchero, perché le relazioni con Cuba andavano bene, si comprava quantità industriali di zucchero che duravano anni, cioè questa cosa non era più dovuta, la gente poteva comprarsi liberamente quello che voleva, il problema era che non c'era la base, la materia prima, cioè non c'era il lavoro e non c'erano i soldi, quindi con la libertà ottenuta non potevano farlo di meno, e l'andamento appunto nel 91, nel 94 e relativamente un breve periodo, però il periodo sufficiente per i movimenti dell'Ovest, che non vedevano ora di sfruttare questa situazione commisurata nella Germania dell'Est per sporgere le loro idee e di far capire che questo loro pensiero è quello giusto, e così ottenevano sostegno e voti soprattutto. Però per i voti della Germania dell'Est era ancora un po' in fase iniziale, solo a partire dalla metà degli anni Ottanta i partiti di estrema destra hanno avuto successo anche a livello elettorale. Il pensiero ideologico di estrema destra c'era, creatasi negli anni Ottanta, però il vero colpo fu quando poi i membri i personaggi di estrema destra dall'Ovest, subito post caduta del muro, si sono instaurati nella Germania dell'Est. Vi elenco un attimo la situazione generale tra Est e Ovest, due punti chiavi che differenziano i due scenari diversi. Giustamente e ingiustamente viene attribuito alla Germania dell'Est il peso più grande della violenza e dell'estremismo di destra, che non è sbagliato, perché lì diciamo c'è la pratica è lì, la teoria però è altrettanto di peso enorme della Germania dell'Ovest, perché aveva appunto post seconda guerra mondiale avuto tutto il tempo di svilupparsi, avevano anche il diritto di potersi creare, perché come partito ogni partito aveva la possibilità di esistere permettendo di essere in conformità con la Costituzione. Due concetti fondamentali che differenziano l'Est e l'Ovest, che da un lato, questo si basa su statistiche avvenute nel 2000, e la disoccupazione. Nel 2000 il tasso di disoccupazione nella Germania dell'Est era del 17%, nella Germania dell'Ovest invece del 7,5%. Bisogna anche dire che sembra un po' fa un po' ridere, però nella Germania dell'Est fin dall'inizio esisteva anche il concetto delle Kasalling, che per libera scelta hanno deciso di rimanere a casa, che non esisteva nella Germania dell'Est, quindi disoccupazione erano anche in questa categoria. Nell'Ovest c'erano anche le Kasalling, che erano tante,
particolarmente tanti che erano a casa per propria scelta, quindi disoccupati per propria scelta. E questo concetto nel luglio del 2000 era ancora ricorrente. In più, sotto i 25 anni, nella Germania dell'Ovest, i disoccupati erano 7,8%, nella Germania dell'Est erano 18,3%, cioè il gap è abbastanza notevole tra Est e Ovest. Sotto i 25 anni vuol dire che tanti di loro non hanno probabilmente nemmeno subito una formazione, un apprendistato. Quindi questo sono terra fertile per l'estremismo di destra, dovuto anche semplicemente alla paura di non avere un posto di lavoro e di non trovare un posto di lavoro. All'Ovest era completamente diversa. E si parla di una statistica avvenuta nel 2000, parliamo di un paese che è la Germania, però che tiene in sé due culture piuttosto sempre più diverse, ma sempre diverse, due culture diverse. In un'indagine sulla domanda per quanto se la popolazione è contenta del sistema politico in Germania, nella Germania dell'Ovest 32% hanno risposto no e 58% nella Germania dell'Est, cioè più della metà della popolazione nella Germania dell'Est ha risposto di non essere d'accordo, di non essere contento del sistema, e siamo 11 anni dalla caduta del muro, cioè dalla fine di un sistema che neanche, cioè che loro non hanno voluto, però si vede che gli anni 90 non sono stati sfruttati al massimo per uscire meglio dalla riunificazione, da far unire le due Germanie. Si può anche dire che questa posizione è un paragone paragonabile alla situazione post seconda guerra mondiale, cioè nel post 45 e post 89, in cui le ideologie non sono modificate così facilmente, cioè non so se mi spiego, però uscita dall'89 con un mercato libero, un sistema che si basa sulla meritocrazia, sulla possibilità di poter acquistare e viaggiare dove vuole, e tutto è lì, ma la testa non va in pari passo, cioè la formazione non è data. E quindi è una cosa che la popolazione non può, ce l'ha ma non può usarlo, e questo è un fatto che non traumatizza, ma come si può dire, che demoralizza e fa venire la voglia di impegnarsi, perché dovrebbero imparare un nuovo lavoro, la struttura non c'è, dovrebbero spostarsi, la volontà di doversi spostare non c'è, o chi si sposta non è accolto nella Germania dell'Ovest, dove la possibilità di lavoro c'era, anche la possibilità di imparare un lavoro, perché erano visti come stranieri, e quindi a che pro dovrebbero spostarsi per poi ottenere di non essere benvenuto. Queste sono le due, diciamo, i due fondamenti che hanno fatto sì che la Germania, cioè l'estremismo di destra in Germania dell'Est particolarmente, ha potuto tutt'oggi continuare a esistere. Cultura politica diversa e livello alto di disoccupazione. Vorrei però adesso parlarvi di una situazione molto delicata e molto vergognosa per la Germania, che è attualmente dal maggio del 2000 scorso, e è nato un processo, un
cosiddetto mammut process, mammut, cioè il mammut, che riguarda un fenomeno che ha potuto nascere e crescere senza che qualcuno si sia reso conto o non ha voluto rendersi conto. Ed è il caso della NSU, cioè della Nazionale Sozialistische Untergrundpartei, Untergrundorganisation, non è un partito, scusate, che segnala un cambiamento fondamentale dal estremismo di destra che sta diventando o è diventato terrorismo di destra. Si parla adesso di terrorismo di destra. Il terrorismo di destra ha come scopo principale di uccidere. Di uccidere e di avere come struttura omicidi programmati in modo molto violenti e brutali, e sono i fondamenti nuovi di una qualità dell'estremismo di destra. Siamo attualmente al 109 giorno, è avvenuto ieri, del processo in cui è sulla panca di accusa una certa Beate Cerpe, che faceva parte di un trio, Beate Cerpe, Ugo Mundros e Ugo Böhner. I due uomini si sono suicidati dopo una rapina malandata o non riuscita nel 2011. Loro, vi racconto, faccio un attimo un passo indietro da dove arrivano e che, da che realtà arrivano. Loro arrivano dalla zona di Jena, che nella Germania dell'Est, nella Turinga dell'Est. Questa è la Turinga, nella Germania dell'Est. Jena, da dove loro, loro tre sono amici d'infanzia, si sono conosciuti negli anni 90, nei primi anni 90, nel mondo neonazista molto rudimentale, molto a livello giovanile, qui nel 90, 91, 92. E loro tre creano il concetto della cameraccia piena. La cameraccia non è un partito, è un raggruppamento, e quindi non si può proibire in quel senso. Anzi, vorrei un attimo interrompere questo discorso sulla NSU e vorrei dirvi una cosa sul concetto della cameraccia. Allora, la cameraccia sono pseudo partiti che esistono per evitare di essere proibiti. Loro hanno cortei come provocazione e sono tre, ultimamente cioè negli anni 90, sono tre partiti che si sono creati. Tre raggruppamenti, scusate, che si sono creati, che è la KAL, che è la Kameradschaft Aachener Land, la NWDO, Nationaler Widerstand Dortmund, e la Kameradschaft Hahn, cioè tutti raggruppamenti nella Germania dell'Ovest, che furono, diciamo, come raggruppamento proibito, ma tutt'oggi attivi, e si sono per esempio hanno spostato la loro, cioè, furono
proibiti, ma sono comunque esistenti. Ci si domanda ma come mai ci sono proibiti, ma perché loro usano server all'estero e hanno i membri sparsi ovunque che sono difficilmente da seguire singolarmente, e quindi loro stessi sulla loro home page dicono come fate a proibirci, divertitevi nel caos che vi abbiamo creato. E lo Stato tedesco non ha la possibilità di poterli evitare, di poterli proibire. Torniamo a questo sul concetto della cameraccia, torniamo sul trio, che è appunto il caso che delinea molto di più per questo periodo l'estremismo, il terrorismo di destra in Germania. La persona accusata è appunto Beate Cervi, l'unica sopravvissuta, che tra l'altro durante il processo è impressionante come si pone questa persona, ha un atteggiamento molto, molto simile a una businesswoman, con laptop, con tiger, e come se fosse una persona importante nel partito, che però sta negando. Loro vengono appunti dalla zona della Turinga e hanno fatto l'esperienza neonazista nel loro raggruppamento creato a Jena. Loro avevano anche contatti con la rete, o stretti contatti con la rete Blood and Honor, che partecipano insieme a loro a cortei le azioni anti-antifa in Turinga, che poi però presto, metà anni 90, si sono sparsi, hanno partecipato in tutta la Germania a partecipare a questi cortei. Nel gennaio del 1998, scusate, i loro appartamenti furono acquisiti da una razza in cui sono stati sequestrati, oltre al materiale normale di propaganda, quantità enormi di TNT, cioè il materiale esplosivo, bombe e armi di vari tipi. Un errore fatale fu che loro non sono stati arrestati immediatamente, ma solo dopo, perché non si sa effettivamente, loro non furono subito arrestati, ma hanno colto questo buco per andare nell'underground, cioè di vivere per 13 anni sotto nomi falsi e viaggiando in modo molto, molto libera, coperti dalla loro rete fitta e strettissima dell'estremismo di destra. Esatto. Che impressionante che loro hanno potuto viaggiare, fare. La rete è piena di documentari su di loro, che è impressionante. Le vacanze, partecipavano a riunioni condominiali in cui non si sono effettivamente nascosti, come magari qua si può pensare alla struttura della mafia che si potrebbe nascondere dell'Europa. Del brigato. Loro per 13 anni vivono nell'underground, e i 13 anni sono segnalati da una serie di attentati, omicidi, furono uccisi 10 persone, tra cui anche una poliziotta nel 2007, e soprattutto le loro vittime erano soprattutto uomini e in età fertile. Sono parole che lasciano abbastanza agghiacciante, che sono
sono idealmente nati da una realtà talmente rudimentale, stupida, ignorante, come si può solo immaginare, ma purtroppo l'ignoranza è la terra per ogni male. E loro si sono creati una vera organizzazione di terrorismo. Appunto, come già detto, il 4 novembre del 2011, se non erro, ci fu una rapina malandata di una banca, perché loro appunto non potevano lavorare, ma si dovevano in qualche modo comunque finanziare, e si sono finanziati tramite le rapine in banche, sì, soprattutto in banche. E dopo una rapina malandata, i due uomini si sono suicidati in un camper. Si dice che vivevano insieme come coinquilini, o come si può pensare. Lei però prendeva la posizione della madre, che tirava le file dietro le quinte, provvedeva ai spostamenti, alle macchine, al cucinare, a tenere buoni rapporti con i vicinati, per non far venire dubbi sulla loro esistenza. Lei successivamente, quando ha saputo della morte dei due uomini, ha incendiato la loro casa e per lasciare tutte le tracce che possono questa qua, che qui hanno anche danneggiato, perché la casa adesso non esiste più. Li vivevano insieme. Lei dopo aver saputo della morte dei due compagni, ha incendiato tutto in modo da non identificare nulla. Si è trovato tracce di benzina sulle sue calze, si è trovato il laptop con del materiale che conferma la sua partecipazione, ma non conferma la sua partecipazione, ma conferma e del materiale propagandistico, ma lei sostiene di non aver partecipato, per non aver saputo di nulla. E questo è il fatto che dal 109 giorno di processo che non riesce a attribuire la colpa di tutta la serie di omicidi e morti. Tornando al concetto delle vittime, nella Germania dell'Est, post-unificazione, ci furono praticamente tanti attentati verso stranieri, migranti di varia provenienza, e ci sono però si sa, perché si sa, si ricorda la cronaca, si ricorda, però su carta delle autorità tedesche ci sono dei numeri ridicoli, e non si capisce perché le autorità o l'amministrazione pubblica della Germania sostiene che dal 1990 ad oggi ci furono soltanto 63 vittime dovute a atti di background di estremismo di destra. Perché c'è questa differenza? Noi abbiamo le statistiche dell'amministrazione pubblica e le statistiche che sono frutto di organizzazioni non governative, diciamo così.
di associazioni delle vittime. Per esempio, lui, un'associazione nel Brandeburgo, un'associazione che si chiama Occa Perspective, cioè le prospettive delle vittime. Nel 2012 il Ministero degli Interni sostiene che ci furono nel 2012 58 atti violenti a conto dell'estremismo di destra. Invece l'associazione dice no, sono 95, solo nel Brandeburgo. Perché? Perché tanti atti violenti non sono... È difficile far capire che sono hanno una radice di estremismo di destra. Ve lo spiego in un caso, che è il caso Heidenheim, che nel 2012, nel dicembre 2012, sono stati accoltellati, successivamente morti, tre ragazzi di tra 16 e 17 anni, provenienti dalla Russia, provenienti russi ma tedeschi, sono i sono i tedeschi che erano stati inviati su Volga con l'imperatrice Maria Teresa nel XIX secolo, che in parte sono stati rimpatriati dopo, diciamo, la fine dell'Unione Sovietica, che sono paesi con origine tedesca, in tedesca sì, però non sono ben visti né lì né da noi, cioè sì, né in Germania né lì. Per esempio, il mio nonno spesso viene dalla zona del Don, in racconto un po' con la famiglia, perché loro erano in un paese posto sul Don, una famiglia tedesca, però, tedesca, spostati per il know-how dell'agricoltura in questa zona particolarmente fertile, se non sbaglio, per la coltivazione della patata. Così, magari una volta una domanda per la sua vita, la risposta. Allora, torniamo a questo caso di Heidenheim. Nel dicembre 2012 sono stati uccisi questi tre ragazzi, da un ragazzo conosciuto perché rasato di testa, la giacca da bomber, poche settimane prima ha picchiato sullo stesso luogo davanti a una discoteca un pan, e si sa che è uno del movimento dell'estremismo di destra. Non ci si vuole una laurea per capire quando uno è visibilmente di destra. E invece in questo caso lui si è avvicinato a loro davanti a una discoteca, ha tirato il coltello, li ha coltellati, uccisi, però in questo caso per esempio non rientra nel caso di violenza di base estremismo di destra. Che è assolutamente assurdo, perché dice ma... quale sarebbe dunque? Queste sono le. Questo spiega un po' il fatto che le statistiche dell'amministrazione pubblica, del Ministero degli Interni, è diverso dalle statistiche avvenute delle varie organizzazioni. Questo è anche contribuisce anche al fatto che in tutti questi 13 anni in cui l'organizzazione poteva tranquillamente operare, collaborare con gli altri, perché probabilmente non c'è stato messa luce su questa realtà, perché poi le vittime degli attentati non si pensava che potessero essere vittime dell'estremismo di destra, pensavano fossero fonti interni tra droga, mafia, perché erano turchi, greci, tutti i greci particolarmente, e quindi era partenza, dato per scontato che erano cavoli loro, si sono
anzi stanno importando in Germania il concetto della mafia e del terrorismo loro, anziché pensare che magari si avessero invece dato molta più luce su piccoli andamenti, su tutti i casi di violenza a conto a background di estremismo di destra, probabilmente non so, probabilmente 13 anni non sarebbero passati senza prima di essere scoperti. Sì, questo è il concetto delle vittime, perché ci sono tanti casi nella mia tesi, chi vuole può anche consultarla, ne parlo molto più dettagliato che è ovvio che i dati dell'amministrazione pubblica non sono aggiornati o comunque non sono di particolari, puoi dire, non rispecchiano la realtà, ecco così. Sì, io direi chiuderei qua per adesso, se vi darei anche volentieri spazio per domande, spero di essere stata abbastanza chiara a spiegare come attualmente da noi la situazione. Il processo è tutt'oggi in andamento, non si sa nemmeno in quale direzione va, vengono interrogati altri membri, però loro si appoggiano sul negare l'evidenza, e quindi sarà probabilmente una delle storie di questo processo, di questo, come quei 13 anni sarà probabilmente un processo tutto lo stesso. Quindi si può dire che adesso in Germania esiste un vero e proprio concetto di terrorismo di destra, perché non si può pensare con la scoperta verso l'infinita. Cioè hanno fatto delle mosse significanti nel combattere l'andamento. Allora, dirmi anche Urs, dire anche un complimento, grazie. Italiano, ma appunto non è mai facile presentare argomenti così complessi nella lingua madre, anche se è stata chiara e interessante. Ora, ecco, prima di lasciarvi alle domande, due considerazioni riassuntive che in qualche modo possono aiutarvi anche a inquadrare tre fenomeni differenti che la dottoressa Egger ha presentato. Innanzitutto c'è una questione storica legata all'estremismo di destra tradizionale, ne ha parlato Nora, ne avevo accennato io nell'introduzione, e cioè questi partiti che in qualche modo nascono e crescono attorno appunto al reducismo, attorno alla presenza di quei profughi provenienti da est, che giustamente la dottoressa Engel ha inquadrato come elemento di base del periodo che dal 45 va agli anni 60, anche in termini elettorali, dei partiti dell'estrema destra tedesca tradizionale, quindi appunto prima il Partito Socialista del Reich, il Partito tedesco del Reich, c'era anche quest'altro partito più conservatore, poi appunto la NPD, cioè il Partito Nazional Democratico, e questa fase poi si sviluppa con un tentativo che nella seconda fase che ha illustrato Nora, e cioè la fase degli anni 70-80, che cominciano a coincidere con la crisi anche economica che vive la Germania. È una fase difficile per la Germania, non dimentichiamoci che gli anni 70-80 non sono stati facili per la Germania Ovest, con conseguente trasformazione di questa forza elettorale tradizionale molto nostalgica in qualcosa di diverso. La nascita della Deutsche Volksunion, per esempio, no?
e anche dei repubblicani, cioè partiti che nascono in parte anche dalle scissioni a destra del partito conservatore tradizionale. E questa è la seconda fase, quindi una destra che in qualche modo, pur mantenendo, l'avete visto anche nelle immagini, i simboli tradizionali della destra radicale tedesca, però cerca in qualche modo di interpretare il malcontento di un elettorato non per forza neonazista, ma semmai appunto stufo di determinate gestioni che non vengono apprezzate. E poi abbiamo invece una fase successiva che coinvolge la DDR o comunque la Germania Est, quella successiva al muro di, alla caduta del muro di Berlino, dove a questo punto le proteste dall'est si salvano con questi due tronconi, quello della destra neonazista tradizionale e quello della destra ultraconservatrice tipo appunto repubblicana dei FAU. A questo punto nasce un movimento più ampio, comunque radicato, soprattutto legato a quelle proteste che giustamente sono state individuate anche in nuovi ambiti giovanili collegati alle mode germaniche da metà. Avete notato, concludo su questo, così vi ho dato degli elementi di riflessione, naturalmente non potete interpretare, no, semplicemente un riassunto anche per me, che mi serve anche a me questa cosa. Anche me. No, non è vero, mi sta tanto di parlare per non uguale. Anzi, hai usato espressioni che non ho mai usato io. No, c'è un quarto elemento, avete notato come una cittadina tedesca, come la dottoressa Engel, abbia concentrato molto la sua attenzione su un fenomeno che apparentemente per noi potrebbe sembrare, mi riallaccio anche a quanto è stato detto sulla Norvegia, e sul caso del terrorista Breivik, no? Per noi italiani, che forse purtroppo sono molto abituati al fenomeno di terrorismo politico, possono sembrare elementi, non dico trascurabili, ma in qualche modo che rientrano in una casistica abbastanza diffusa, che è appunto il terrorismo politico. Non che in Germania non ci siano stati esempi di terrorismo politico, la Rotterdam Fraktion ne è stato un esempio per tanti anni, una sorta di Brigata Rossa in versione in salsa tedesca. Il vero problema è che questo terrorismo legato a questi nazionalsocialisti Schuldergruppe organizzazione, quindi questa organizzazione sotterranea, comunque segreta, nazionalsocialista, che poi, come ha detto Nora, tanto segreta non era, visto che si riunivano alla luce del sole. Ecco, questa organizzazione, che tutto sommato a voi potrebbe sembrare composta da tre matti, di cui due si ammazzano, una in qualche modo fa quasi la star televisiva, in realtà è qualcosa di più radicato, anzitutto radicato perché il fenomeno ha una rete superiore a quello che ci si aspetta, e questo è quello che Nora ha sottolineato. Non si tratta di tre matti, ma si tratta di un'organizzazione terroristica piccola, un nucleo piccolo, ma molto ramificato, con molti agganci. Avete visto quella sorta di ragnatela che vi abbiamo fatto vedere? Sono tutti collegamenti con singoli personaggi, ma anche con movimenti politici. C'è un collegamento con la MPD, che è un partito legale, almeno per ora, riconosciuto. L'altro aspetto che in qualche modo spaventa e preoccupa un cittadino tedesco, o comunque allarma in qualche modo il cittadino tedesco, è il fatto che si tratta di un'organizzazione terrorista che si riallaccia proprio a quel passato. Quindi qualcosa che evidentemente è ancora molto presente in certi settori del paese, ma soprattutto che non disdegna la violenza, una violenza che è stata poi elencata, e concludo su questo, anche per quanto riguarda le attività dei movimenti della destra radicale nei confronti degli emigranti. E questo vale soprattutto per l'Est. Aggiungo questo particolare, la Germania Est era un paese cardine del blocco comunista, aveva quindi rapporti con tutto, diciamo, con tutta la costellazione di paesi satelliti dell'Unione Sovietica. Questo significava che cosa? Significava che negli anni 60 e 70 cittadini cubani, i giovani cubani o i giovani vietnamiti o i giovani coreani della Corea del Nord
quindi, o anche addirittura di giovani africani delle due repubbliche, chiamiamole filosovietiche, anche dopo la decolonizzazione, Angola e Mozambico, andavano a studiare in queste prestigiosissime università, che avevano un sistema universitario indiscutibilmente buono, perché questo lo si deve riconoscere, in queste fondamentali università, spesso tecniche, appunto in DDR. Chiaramente con il crollo di tutto, molti di questi studenti si sono ritrovati, spesso senza lavoro, a dover vivere in una condizione paradossale, sia dal punto di vista dell'inserimento sociale, di quanto diventavano stranieri, anche perché spesso di pelle scura, eccetera, ma anche dal punto di vista politico, venivano marchiati come i rappresentanti del mondo comunista. E queste cose li fa diventare già gruppi vittima per gli estremisti. Ecco, volevo aggiungere questi particolari. Nora, sei d'accordo con questo? Sì, ma soprattutto che nella Germania dell'Est c'erano, per esempio, appunto queste nazioni vietnamiti, soprattutto vietnamiti, che loro erano lì per quale motivo? Non perché in ricerca di lavoro o perché sono erano lì per studiare, quindi spesso sono rimasti chi ha studiato magari. Allora, qual è il problema? Chi ha studiato poteva usufruire del nuovo sistema post crollo della meritocrazia. Chi non aveva invece studiato e lavorava nelle grandi industrie, nelle fabbriche, un lavoro molto monotono, che per poi non ci bisognava neanche essere particolarmente istruito. Non aveva niente da proporre, non aveva niente da. E quindi questa cosa di vedere un altro di un'altra nazione che ha più successo, questi sono i piccoli avvenimenti che contribuiscono comunque all'odio. E sì. Questo contribuisce particolarmente nel caratterizzato. Quindi in pratica questi tedeschi dell'est che si ritrovano schiacciati tra due vasi di ferro, da un lato questo ovest che arriva con le Mercedes, con le BMW e passa davanti a queste piccole Trabant facendo vedere l'opulenza della Renania o della Baviera, odiatissima dal punto di vista culturale rispetto alla Prussia, perché poi l'est tedesco noi lo chiamiamo impropriamente solo Prussia. E quindi da un lato c'era questo mito occidentale che arrivava spesso con arroganza, sono molto belle le immagini di alcuni film che ci sono arrivati, anche divertenti, Bulbalienin, eccetera, dove c'è sempre questo aspetto del rapporto con l'ovest. Però dall'altra parte questi tedeschi dell'est, oltre ad essere in qualche modo umiliati dalla occidentalizzazione, abbiamo parlato anche dell'americanizzazione dell'ex blocco sovietico, che è stato visto male da molti paesi dell'est, non solo dalla DDR, poi abbiamo un problema, come dice Nora, di questi asilanti, no, meglio questi migranti, questi vietnamiti o africani qualche volta, ma soprattutto vietnamiti, ingegneri laureati, colpi, e questo popolo invece minuto, composto da operai non specializzati, tedeschi però, che si sentono frustrati due volte, frustrati dagli occidentali opulenti, ma anche da questi diciamo extraeuropei che in realtà spesso avevano raggiunto delle posizioni di prestigio, comunque avevano studiato, quindi c'era anche un gap culturale che scatena ulteriormente. Molto bene, qualche domanda, qualche informazione maggiore sulla questione, sul tema? Prego. Abbiamo visto nelle lezioni precedenti che almeno all'inizio i partiti neofascisti italiani si richiamavano apertamente passato Mussolini e la Repubblica Sociale. In Germania quanto apertamente si richiamano i gruppi neonazisti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale a oggi al Partito Nazionale Socialista?
In Italia c'è questo richiamo iniziale soprattutto a Mussolini, al fascismo, alla Repubblica Sociale. In Germania c'è una cosa analoga, cioè c'è un richiamo diretto al nazismo, al nazionalsocialismo, a Hitler, ai gruppi. Ah sì, tutto allora l'ideologia, la base dell'ideologia è tutt'oggi la base che viene tenuta. Il problema è che questo è legale. Il partito NPD è un partito legale che è un fenomeno che i membri dei partiti sono particolarmente colti, laureati specialmente in giurisprudenza, quindi sanno benissimo dove camminano e dove possono, cosa possono scrivere e cosa non scrivono, perché poi quello che loro dicono, noi con queste organizzazioni che fanno, che picchiano, che ammazzano, che no, loro di noi non c'entrano niente. Infatti ho notato che molte di queste organizzazioni che sono spuntate sono evolute, hanno nomi veramente impropri, non si richiamano, nomi che non si richiamano in alcun modo prepossato, mentre tipo il Movimento Sociale Italiano già dal nome. Certo, beh, insomma, si tenga conto che però all'inizio con socialisti, Reichspartei, cioè partito socialista del Reich, è vero, però insomma, ho anche NPD, nazionaldemocratiche, nazionalsocialistiche, tutto sommato è vero quello che dice, però teniamo conto, poi tenete conto un aspetto, scusa, no, io non ti voglio rubare lo spazio. Però facciamo un po' di tandem. Tenete conto l'aspetto cromatico, avete visto nelle immagini quali sono i colori ricorrenti di quasi tutti questi gruppi? Soprattutto è andato tutto in fanteria. Ecco. Avete visto qua, se voi osservate proprio, qua sono andato quest'altra, no? C'è una M in più. Se voi andate a osservare i colori, c'è niente da fare, ma questo vale non solo per la NPD, ma vale anche per i repubblicani o per i DFDV. C'è un'alternanza tra due diversi gruppi cromatici, quello classico che è quello della Bundesrepublik, quindi i colori diciamo nero, nero, giallo, nero, nero, rosso, oro, che sono i colori della Germania, della Germania costituzionale. E poi c'è invece questo continuo riproporre tre colori, che sono i tre colori prima della Germania imperiale, cioè del secondo Reich, quindi della Germania del Kaiser. E questo è il richiamo ufficiale che viene fatto. Noi ci richiamiamo alla grande Germania di Bismarck, perché in effetti, se voi andaste a vedere la bandiera della Germania del 1914, adesso non so se c'è o se saltano fuori solo le, non si vede niente, la bandiera tedesca, vabbè, comunque la conoscete, è una bandiera bianca, rossa e nera, chiaramente, cioè una bandiera, eccola qua, è la bandiera del vecchio Reich, gli stessi colori che vengono riutilizzati da Hitler nel 1933, dopo una pausa in cui si utilizzano i colori invece appunto attuale della bandiera tedesca, ecco che si viene rilanciato il nero, bianco e rosso dell'impero, però chiaramente con una rimontatura che ben conoscete, che è la svastica, quindi la svastica nera, il fondo di disco bianco e il rosso dietro. Ecco, questo utilizzo del colore nei partiti dell'estrema destra, tre colori tipici del secondo e del terzo Reich, in qualche modo richiama evidentemente l'attenzione del nostalgico, quindi ha ragione quando dice che non è esplicito, per quello che la dottoressa Engel ha detto, le regole, le norme sono molto più rigide in Germania che altrove circa la ricostituzione di un partito esplicitamente nazista, tuttavia si aggira attraverso sia i gruppi diciamo giurisprudenziali delle diligenze sofisticate di questi partiti che anche attraverso questo equivoco, quando parliamo di nero, bianco e rosso non ci riferiamo alla svastica ma a una Germania imperiale e antichi colori provenienti addirittura dall'impero di Barbarossa. Ecco. Altre domande? Prego. Volevo sapere come viene
con l'Unione Europea. Cioè, noi abbiamo visto in Italia, Francia, in Grecia, che i movimenti sono abbastanza anche populisti in questo momento. Allora, per quanto riguarda i partiti in sé, loro cercano tutto oggi a ottenere una base e avere anche una rappresentanza a livello europeo, perché c'è la collaborazione anche lì, nel senso che la loro struttura è transfrontaliera e quindi tutt'oggi non sono ancora riusciti, però hanno sempre crescita a livello nazionale e io credo che non sono sicura, ma credo che vanno in pari passo con il movimento sia in Francia che anche qua, perché lo scopo è di... Ci sono rapporti tra Forza Nuova e l'NPD, ci sono la Forza Nuova organizzata l'anno scorso un'iniziativa dal punto di vista europeo, coinvolgendo anche esponenti dell'NPD, collegamenti ci sono. Non solo con l'NPD, c'è poi tutta la rete diciamo più complessa che quella legata ai gruppi rock, ai gruppi musicali diciamo che si costituiscono prescindendo quasi dai partiti. E aggiungerei in particolare, cioè che da quello che emerge dai documenti stampati dai partiti, dalle varie ragioni della destra radicale europea, c'è tutto sommato una profonda consapevolezza di un'Europa forte, quindi non si può parlare di un anti-europeismo. E quello che avviene è un atteggiamento uguale e contrario a ciò che si ha ad esempio in Grecia. In Grecia l'estrema destra accusa un'Europa germanocentrica di soffocare la Grecia e gli interessi nazionali greci. Nella Germania profonda l'accusa che viene lanciata da questi movimenti è nei confronti di quelli che vengono considerate le zavorre d'Europa. Indovini un po' quali sono. Però in questa ottica il rapporto tra l'estrema destra in Italia, per esempio, che accusa la Germania anche come Stato nazionale. Questa è una delle contraddizioni. E appunto la Germania che considera l'Italia magari quella che è successa con l'Italia. Questa è un'antica contraddizione. Il rapporto tra di loro comunque non ne risente. Ma allora questo è un problema davvero antico come il nostro corso, perché se si ricorda abbiamo parlato all'inizio del problema dell'internazionale e dei nazionalismi. Più di una volta i tentativi di collegare le destre radicali in Europa sono falliti proprio su questo punto, perché poi gli interessi nazionali prevalgono su degli interessi globali. Faccio due esempi, uno l'abbiamo parlato a lungo, quello degli anni 30, e lì a un certo punto gli interessi delle destre che il regime fascista cercava di riunire si scontrano contro gli interessi dei fascisti italiani. Un esempio successivo molto tardivo, degli anni 70, è l'Eurodestra. Quando il movimento sociale post-ammirante, quello di Fini, chiamiamolo per primo Fini, si avvicina al fronte nazionale francese e ai repubblicani tedeschi per cercare di costruire un gruppo parlamentare che in parte riesce con l'aiuto di una piccola forza greca, all'epoca non c'era la Danurata, e addirittura irlandese, e poi dopo arriveranno anche se non sbaglio degli olandesi, ma comunque altri gruppi minori. Questo tentativo fallisce su un tema, uno scontro tra i repubblicani di Franz Schönhuber, che era il capo delle... Ecco la mia. Sì? Perché ha 100 anni adesso, 200 anni. Era ancora vivo ai tempi del Kaiser, questo qua, non so quanti anni abbia, è praticamente eterno, da un sergente della Wehrmacht durante la guerra. Ecco, tra i repubblicani di Schönhuber e il movimento sociale, il problema che si scatena è sulla questione del Tirolo. Quindi in realtà, quindi dell'Alto Adige. E questo crea un problema, sembra strano, curioso, però è un problema che emerge negli scontri. Allora, allo stato attuale i rapporti sono buoni, l'obiettivo è quello di tutti e due, diciamo, i vari gruppi, quello italiano, quello tedesco, di combattere quello che viene considerata la degenerazione dell'Europa, cioè l'avanzata di questi flussi di emigranti stranieri.
c'è una, emerge ogni tanto questo disprezzo verso nazioni deboli, Portogallo, Francia, Spagna, Italia, Grecia, da parte della destra tedesca, però si tenga conto che anche l'estrema destra italiana accusa i governi italiani, così come lo fanno gli abbadoratiani, gli abbadorati in Grecia o le destre ibriche, fanno la stessa cosa, cioè il fatto che si è deboli, questo è il modo, forse il sistema, che lo strumento che riesce a unificare queste due diverse destre, il fatto che si è deboli è dovuto al fatto che abbiamo governi deboli, quindi è giusto che si sia zavorra fin tanto che non si cambiano le regole del gioco e non si cambia politica. Forse in questo senso, ma vado un po' a tentoni da questo punto di vista, può esserci una saldatura tra movimenti che però, come dice lei, almeno da un punto di vista di analisi epidermica, sembrerebbero piuttosto lontani. I tedeschi, la destra tedesca accusa l'Italia di essere una zavorra, la destra italiana come reagisce? Ma la destra italiana reagisce dicendo: avete ragione, perché abbiamo un governo incapace di trasformare il nostro paese da zavorra a paese con un ruolo decisivo in Europa al piano vostro. Insomma, è anche una reazione, come dire, interna. Si utilizzano le critiche a tutti per criticare il nemico che è rappresentato da un sistema politico che viene considerato fallimentare e incapace. Credo che almeno questo sia una possibile interpretazione, ma questo è andato appunto nel campo delle interpretazioni. Diciamo che l'obiettivo principale è la difesa dell'Occidente, comunque dell'Europa, da quelli che sono i principali attacchi denazionalizzanti e in qualche modo esterni, stranieri, alieni, cioè soprattutto l'immigrazione, una disoccupazione nata da una crisi gestita da poteri forti che non rappresentano nessuno. Non è che loro siano favorevoli ai poteri forti, quanto non lo sono quelli dell'estrema destra italiana, cioè combattono tutto ciò che è considerato causa principale del malessere attuale. Gli esterni che arrivano a rubare il lavoro e i poteri forti che fanno il bello e il cattivo tempo. Su quello trovano un punto in comune, il resto lo lasciano a sé stante, e la questione del Tirolo, lo stato attuale, non è più, diciamo, argomento di trattativa principale. No, infatti volevo aggiungere a questo che bisogna anche tenere presente che la Germania sta andando molto bene a livello economico e la gente in generale è molto contenta, cioè ogni volta che personalmente sento la radio i Länder, vari Länder hanno ricevuto tot miliardi di tasse da poter investire a livello sociale, e per esempio stanno andando bene, quindi non c'è motivo di concentrarsi verso una cosa estrema, almeno non così evidente. In più bisogna tenere presente che con questo processo che adesso è in ballo, con questi 13 anni che la giustizia e l'amministrazione pubblica deve in qualche modo giustificare dove erano, poi anche se erano, cioè, loro dovevano arrestarli, sono andati in sono spariti e loro non hanno neanche, non si sono neanche più posti la domanda: ma dove saranno finiti? Indaghiamo un po', vediamo un po'. Non hanno proprio guardato il caso. Questa cosa pian piano farsi venire più i vari Länder si impegnano adesso molto di più di analizzare ogni singolo caso avvenuto in passato e ammettono, no, questo è effettivamente un atto dovuto al subconto dell'estremismo di destra, e così man mano più è come il sistema delle palline d'arnello, più portano, più i contatti verso i partiti si trovano in qualche modo, di più ed è danneggiato per loro di avere poi l'elettorato. Questo non in prossimità non avranno quel successo un successo dell'estrema destra tedesca nelle elezioni europee non lo prevedi? No, perché tra l'altro c'è un nuovo partito che si chiama Die Rechte, nato nel 2012, proprio Die Rechte, che loro stanno
sono poco prima del scioglimento adesso. Prima delle elezioni europee stanno per sciogliere. Questo sarebbe il capo di diretta. Sì. Ah, beh, il personaggio ha sicurato. Come vedete anche qua dirette, questo qui è una manifestazione di dirette e come vedete di nuovo. E loro sono molto molto radicali, molto aggressivi, i membri sono composti da quelli perché erano comportamenti proibiti negli anni 90. E quindi sono lui ha una forte. Ha un modo strano di parlare molto simile anche al Führer e sta usando anche la base, l'ideologia e l'argomentazione come la domanda di prima, molto simile e richiama molto il passato del Terzo Reich. Loro per esempio quando camminano, quando fanno i cortei, sono famose per le canzoni del nazionalsocialismo che sono ufficialmente proibiti, loro però continuano a cantarli e prendono. E non prendono molto, non prendono avvisi. E loro però stanno poco prima delle elezioni, danno segnali di scioglimento. E una domanda mia, la Alternative für Deutschland, questo partito Alternative für Deutschland, sì, è un partito che si può in qualche modo far risalire a una destra populista oppure è un'altra cosa? Allora, Alternative für Deutschland è molto nel caso del trio, ho sentito spesso, credo che con questo processo non sono sicura, ma credo che sono anche già proibito. Che avevo sentito di questo il partito alternativo più Deutschland che equivale un po' all'UKIP, cioè United Kingdom Independent Party, sono partiti che appunto contestano una Europa che chiede troppo alla Germania rispetto a una Germania che non vuole diventare la banca di tutti i paesi deboli. E probabilmente i collegamenti con la destra possono esserci effettivamente. E si parlava di una forza tutto sommato non secondaria in questo momento. Non sono sicura, mi sembra di aver sentito. Ho detto anch'io che avevo avuto rapporti anche con questo gruppo terroristico. No? Molto bene, ci sono altre domande? Allora ragazzi, io direi di fare un applauso alla dottoressa.